Buongiorno, io vi ringrazio di questa opportunità, di questa occasione che il Lion Club di Roma Capitale, del dottor Sforza, che è tra i nostri giovani che hanno inteso portare avanti questa iniziativa che trovo estremamente lodevole e interessante. L'ACI è da sempre impegnato sulla sicurezza stradale, è uno dei nostri primi obiettivi, è una delle mission che noi riteniamo veramente più importanti. Anche perché purtroppo i dati di cui noi disponiamo, che peraltro sono noti, ci dicono che la prima causa di morte da 0 a 24 anni è purtroppo l'incidente d'auto. Dico 0 non a caso, perché si muore anche a pochi mesi di vita, perché il bambino, il neonato, che purtroppo non ha la possibilità neanche di difendersi, non viene assicurato al seggiolino, non viene assicurato correttamente al seggiolino. E quindi noi, come Automobile Club d'Italia, abbiamo varato questo programma che si chiama Trasportaci Sicuri. Naturalmente giochiamo sull'ACI, Trasportaci Sicuri, che è proprio una richiesta che viene dai bambini nei confronti dei loro genitori. Una cosa che ha portato, secondo me, dei buoni risultati, perché nelle scuole elementari i bambini sono stati molto sollecitati a chiedere ai loro genitori, appunto, di essere trasportati in sicurezza. Poi c'è la fase successiva, quella in cui i bambini incominciano ad avere un rapporto con la strada, cominciano ad avere, come dire, una sorta di famiglietta da pedoni, da ciclisti, da motociclisti o comunque ciclomotori. Quella è la fase più delicata, la fase più difficile. È importante che si crei una cultura della sicurezza stradale. Perché vedete, alla fine di tutto, io non vorrei che certi dati, che certe situazioni venissero prese come una norma, cioè, per esempio, che le stragi del sabato sera sono dovute all'alcol e alla droga. Questo sarebbe un modo molto, molto sbagliato di affrontare il problema, perché sono i casi più eclatanti, sono quelli che sicuramente fanno effetto. Ma se noi guardiamo le statistiche sulla base d'anno, la maggior parte dei ragazzi che muoiono sulla strada muoiono perché non sanno guidare, perché fanno delle cose che non sono in grado di fare. C'è una sopravvalutazione delle loro capacità di guida. E quindi parliamo sia sulle due ruote e anche sulle quattro ruote. La patente di guida, ahimè, è soltanto l'inizio, è il momento zero, ma dopo nasce un percorso che può essere un percorso virtuoso come può non essere un percorso virtuoso. E dipende dal giovane come interpreta le proprie capacità e soprattutto il rispetto per la sua e la tua vita. Allora, noi perché abbiamo istituito questo network di autoscuole Ready to Go? Proprio perché nelle nostre autoscuole si batte su questo concetto. Avere la patente di guida non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Ecco perché noi anche nella fase formativa proprio della scuola guida, cominciamo noi abbiamo dotato tutte le nostre scuole guida di un simulatore. Perché il simulatore? Che il simulatore per certi versi ancor più della guida sia nell'ambito urbano che extraurbano dà certe sensazioni. Dopotutto il ragazzo si abitua anche a delle situazioni. Dopodiché, dopo la patente di guida ci vuole una formazione, può essere anche data in famiglia. Se il padre si dedica al figlio o alla figlia, va bene, non è che noi diciamo dobbiamo assolutamente fare un corso di guida sicura. Sarebbe il massimo, ma se c'è in casa un genitore che è in grado di spiegare, di raccontare le sue esperienze positive e negative in 20 anni, 25 anni, 30 anni di guida, sicuramente sarebbe comunque un fatto importante. Ancora più importante il corso di guida sicura. Perché? Perché il corso di guida sicura alla fine che cosa evidenzia al giovane? Che non sa guidare. Perché posto davanti a delle situazioni che purtroppo accadono, il bagnato, la curva sul bagnato, la frenata sul bagnato,
l'ostacolo improvviso, sono cose che accadono tutti i giorni, ahimè, il ragazzo dimostra di non avere le reazioni giuste. E allora arriva il bagno di umiltà. E quello, ragazzi, è la cosa più importante. Uno deve ridimensionare profondamente quelle che sono, secondo lui, sbagliato ovviamente, le capacità di guida, e ricominciare da capo ed essere molto più umile. Vedete, noi siamo una federazione sportiva e quindi come tale possiamo parlare, perché credo che abbiamo tutti nel DNA, abbiamo la velocità, io peraltro vengo proprio dallo sport, quindi sappiamo e condividiamo la passione per la velocità, ma la velocità si esercita soltanto nei luoghi dove è possibile e dopo una formazione ad hoc. Quindi noi non diciamo andate piano e basta, andate piano sulle strade, poi dovete correre, venite da noi, vi insegniamo a correre. Lo faremo per chi vuole fare corsa in pista, per chi vuole fare rally, per chi vuole fare altre attività. È un po' anche questa la nostra niche, certamente dopo quella della sicurezza stradale. Però sappiate che chi corre veramente in macchina sulla strada va veramente piano. Se voi parlate con chiunque, qualunque pilota, di là diciamo dei mostri sacri della Formula 1, ma quelli che normalmente leggete sui giornali, perché sono i grandi campioni delle varie specialità, vi assicuro, a cominciare dal sottoscritto, si va piano per strada, non ha senso, non ha senso, anche quando si è assolutamente padroni della situazione. In Italia c'è una norma per cui dopo un anno di patente un ragazzo può guidare qualunque automobile. Se ha la fortuna di avere un padre con una macchina portante, una macchina veloce, lui sabato sera esce con gli amici e si può far vedere con la macchina del papà, naturalmente che fa, beh, corre, no? Perché se no, che l'ho presa a fare questa macchina. Quello è un momento drammatico, perché soprattutto se uno è abituato ad andare sulla 500, con una pallina, macchina soggetta, messa su. Chiaro, dice, ma il padre è incosciente a darlo, ma il padre certe volte probabilmente ha sognato il ragazzo queste cose, ma il fatto che possa fare il figlio diventa una specie di traguardo, cioè guarda, io sto dando il mio figlio la possibilità di fare quello che io non potevo fare. Beh, è il momento, perché noi abbiamo avuto dei casi purtroppo proprio nella zona dove io vivevo, non vivo più, quattro ragazzi sono morti. Perché il padre aveva dato una giacca al figlio, aveva più di un anno di patente, quindi era tutto a posto, non più quattro. Allora voi capite, su queste cose, secondo me la legge è sbagliata, uno non può dopo un anno guidare qualunque macchina se non sappiamo che tipo di percorso formativo ha fatto. Dobbiamo fare come si è fatto con le moto. Le moto si è fatto con una normativa, secondo me, è una normativa europea, una normativa giusta. Si arriva addirittura a avere 25 anni per guidare alcune moto e comunque bisogna aver fatto tutta una serie di passaggi. Quindi voi, mi raccomando, affrontate questo problema, non so se qui o qua avete affrontato questa simpatica competizione. Io sono d'accordo con il dottor Sforza, qui l'importante era farvi concentrare su questo discorso, perché a volte non ci si rende conto. Invece, siccome siete tutti ragazzi, lo vedo dalle vostre espressioni, ragazzi bravi, ragazzi che avete veramente dimostrato e trasudate voglia di vivere e voglia di fare bene, di creare bene il vostro futuro, bene, voi dovete concentrarvi su questo problema, è un problema importante. Insieme alla macchina, fate regalare anche un corso di guida sicura, costa pochissimo, costa molto meno di uno stereo. A quel punto non avete la macchina, usate la macchina di famiglia, va bene lo stesso, allora chiedete a vostro padre o allo zio o a qualche persona che voi ritenete che sa guidare bene, di insegnarvi a guidare.